Allora, un esercizio molto, molto semplice. Voglio giusto fissare un po' di punti e vedere, e vedere di collegare insieme un po' di concetti che abbiamo visto. Allora, immaginiamo di voler fare un amplificatore con transistori bipolari. Immaginiamo di volere un'amplificazione intorno a un centinaio, tanto senza fissare delle specifiche precise, anche perché i calcoli che possiamo fare adesso sono tutto sommato abbastanza approssimati. E allora mettiamoci in questa situazione. Prendiamo un transistore bipolare, sappiamo noi che questo beta F vale 200, costante, non è veramente costante beta F col punto di riposo, ma insomma, supponiamo che quindi anche HF è piccolo, sia 200, tanto per semplificare la cosa. E che altro ci serve? Più o meno qua si sa tutto, forse ci conviene anche fissare. Sapere qual è la tensione di Erley del transistore, diciamo che sia 100 volt, e la resistenza di dispersione in base, diciamo che sia 500 ohm. Okay? Questi sono dati del problema. Conosciamo in modo semplificato questi parametri del transistore. Proviamo a fare l'amplificatore. Quindi io com'è che procedo? So che devo polarizzare con 4 quadranti, che vediamo, partiamo prima dalla polarizzazione, cerchiamo di studiare prima questa. Allora, a me qui cosa conviene fare? Beh, io devo ragionare su questa cosa. Io polarizzo prima il transistore. Successivamente, dopo aver polarizzato il transistore, io dovrò applicare il resto. Nel resto che devo applicare c'è sicuramente il fatto di dover bypassare la resistenza di source e se voglio avere un guadagno alto probabilmente la devo bypassare tutta. Va bene. Questa considerazione è importante perché in uscita per la continua, se questo è RC e questo è RE, ricordate io ho come espressione che beh, se assumo che C e E siano praticamente uguali, questo è C e questo è E, a me viene che VCE è uguale a VCC meno RC più RE per IC, giusto? Questo vale, questa è quella che si chiama retta di carico. Vi ricordate, l'abbiamo già disegnata quando abbiamo parlato della polarizzazione. Ecco, per essere precisi, questa è la retta di carico statica, quella che vale quando si usano le grandezze continue. Va bene? Quando invece usiamo le variazioni, devo usare le grandezze piccole invece che le grandezze grandi. Come cambia la retta di carico statica? Devo stare attento perché chiaramente al posto di VCC questa è la tensione costante, quindi dinamicamente vale 0, quindi al posto di VCC devo mettere 0. Però qui, se per il segnale RE è completamente bypassata, RE non c'è più per il segnale. Quindi io avrò, quando guardo le variazioni piccole, una cosa del genere, VCE uguale a meno RC per il C piccolo. Ok? Perché RE bypassata. E questa qua diventa la retta di carico
dinamica. Ok, quindi immagino di bypassare. Perché mi serve fare questa considerazione su rete di carico statica e dinamica? Perché mettiamoci un attimo sulle caratteristiche d'uscita. Immaginiamo che la retta di carico statica sia questa. Quindi passa qua da VCC, questo è VCE, e su quest'altro asse che è C passa da questo punto è VCC diviso RC più RE. D'accordo? Quindi la pendenza della retta è meno 1 su RC più RE, giustamente. Allora, questa è, quindi io devo polarizzare il transistore, quindi devo scegliere un valore di B per posizionare la coppia CVCE sul punto di riposo, su questo piano, no? Allora, dov'è che mi conviene posizionarlo? Se la retta di carico statica, che è questa, no? Fosse uguale alla retta di carico dinamica, il ragionamento sarebbe molto semplice, perché io potrei dire, vabbè, allora io cosa so, per esempio, che il punto di riposo è questo, poi quando applico il segnale variabile, diciamo, l'ingresso cambia, l'IB cambia, l'IC cambia, il punto di riposo istantaneo del transistore si sposta sulla retta di carico. Allora, se voglio che il comportamento del transistore sia sempre quello di generatore di corrente controllato in corrente, mi conviene cercare di mettere quindi al centro di questo segmento il punto di riposo. Perché? Perché quando arriva un segnale un po' più grande, io sono equidistante da questa situazione in cui il transistore va a IC uguale 0, cioè va in interdizione, e equidistante anche rispetto a quest'altra situazione in cui invece il transistore mi va a fine saturazione. Quindi se lo metto nel mezzo riesco a sostenere senza deformazioni particolari tensioni più grandi, va bene? Quindi se la retta di carico fosse uguale alla retta di carico dinamica, mi converrebbe metterlo qui, cioè diciamo scegliere una VCE pari a VCC mezzi, ok? Questo scriviamolo perché ci torna comodo. Se la retta di carico dinamica fosse uguale alla retta di carico statica, mi converrebbe VCE uguale a VCC mezzi, no? È una cosa che scelgo io, la metto a metà dell'alimentazione. Se invece non sono uguali le due rette di carico dinamica e statica, in realtà non mi conviene tanto, perché immaginate che lo metta qua il punto di riposo, va bene? Allora, per le variazioni la retta, la relazione è diversa, è IC uguale a meno VCE su RC, ok? Per le variazioni, quindi cosa vuol dire per le variazioni? Vuol dire che la mia origine non è più lo zero, ma è diventato punto di riposo, perché le variazioni le misuro rispetto al punto di riposo. Adesso la pendenza è diventata più grande in modulo, non è più meno 1 su RC più R, ma è diventato meno 1 su RC. Quindi la retta di carico dinamica è diventata questa. D'accordo? Meno 1 su RC è la pendenza. Questa è la retta di carico dinamica. Bene, a questo punto, se vedete, nella retta di carico dinamica non mi conviene tanto avere VCE uguale a VCC mezzi, d'accordo? Perché guardate la situazione, adesso vuol dire che quando arriva il segnale, il punto di riposo istantaneo si sposta lungo questa direzione, perché
IC piccolo è uguale a meno 1 su a meno VC e su RC, quindi si sposta così. Allora, che cosa vuol dire? Se aumenta l'ampiezza del segnale, non sono equidistante dall'interdizione e la saturazione, sono molto più vicino all'interdizione e mi vengo limitato da qui, quindi l'escursione massima del segnale viene limitata dal fatto che sono più vicino all'interdizione. Mi converrebbe essere qui, perché se fossi qui sarei effettivamente più distante, cioè un pochino più equidistante tra la saturazione e l'interdizione. Quindi se, come dire, altrimenti, tanto si capisce cosa vuol dire, altrimenti conviene VCE minore di VCC in mezzo. Di solito si prende non un 50%, ma un 40%, un 30%. Ok? Mi sposto un po' più là per essere equidistante dall'interdizione e dalla saturazione. Ok, questo è un piccolo inciso. Allora, per esempio, adesso siamo qua, no? Allora, immaginiamo che VCC valga 10 volt. A questo punto io dico, vabbè, scegliamo VCE un po' più piccolo della metà, invece di prenderlo 10 volt, lo prendo 4 volt, va bene? Poi, vi ricordate, la resistenza sull'emettitore non deve essere troppo piccola, io posso fare, va bene, prendiamo così, 2, 6 e 10, okay, facciamo VE uguale a 2 volt, VC uguale a 6 volt. Allora, scegliamo VCE uguale a 4 volt, VE uguale a 2, VC uguale a 6 volt. Okay, ora per il momento l'ho scelto un po' a caso 2 e 6, però poi tanto un po' si capisce perché mi conviene fare così. Allora, adesso devo scegliere la corrente, ve la dico anch'io la corrente, facciamo sia andato il problema. Immaginiamo di prendere 1 mA, per semplificare, no? Quindi, quando vi ho dato la corrente, voi sapete a questo punto le due resistenze quanto devono essere, perché se V è uguale a 2 volt, RE sarà 2 volt diviso 1 mA, 2 kΩ. Va bene? RC quanto sarà? La caduta su RC è VCC meno VC, quindi 4 volt diviso 1 mA fa 4 kΩ. Quindi a questo punto io ho fissato le due resistenze qua. Se la tensione sulla base deve valere VBE più VE, quindi deve valere a regime 2.7 volt. Va bene? Adesso abbiamo fissato un po' di cose. Allora, questo è VB, 2.7 volt. A VB come ci si arriva? VB è una partizione di VCC, vi ricordate? VB è VCC per R2 diviso R1 più R2. Torniamo un attimo indietro. È un... questa è la base, questa è R1, questa è R2, quindi è una partizione. Allora, io adesso mi metto nella situazione in cui ho un partitore pesante, va bene, per scegliere R1 e R2. Ricordate, partitore pesante vuol dire che la corrente nella base è molto più piccola della corrente che scorre nel partitore, va bene? Quindi, quant'è la corrente della base? Beta F vale 200, la corrente collettore l'ho scelta io, quindi la corrente di base quanto sarà? IC diviso beta F, quindi sarà 1 mA 10 alla meno 3 diviso 200 che fa 5 microampere. Quindi facciamo che
per essere tranquilli, la corrente nel partitore scegliamo la corrente nel partitore di 100 microamperi, in modo che sia molto più grande, va bene? Cosa vuol dire? Vuol dire che 100 microampere deve essere VCC diviso la somma di R1 e R2. Che vuol dire la somma di R1 e R2 deve fare 10 volt diviso 100 microampere fa 10 volt diviso 100 microampere fa 100 kiloohm. 100 microampere sono 10 alla meno 4. 10 volte 10 alla meno 4 fa 10 alla 5. Sì, 100 kiloohm. Ma mi sembra... Ho detto bene? Microampere sono 10 alla meno 4, 10 volte 10 alla meno 4 fa 10 alla 5, sì, 100 kg. Ok, a questo punto è facile, no? Perché conosco la somma, conosco VCC, conosco RB, posso ricavare R2. Ok, quindi R2 sarà uguale a VB diviso VCC per R1 più R2. Quindi sarà uguale a VB, ho detto voglio 2,7, VCC voglio 10 volt, R1 più R2 sono 100 kiloohm, quindi questi fanno 27 kiloohm. E quindi R1 sarà per differenza 73 kiloohm. Bene? A questo punto posso ricavare anche quant'è RB, che è R1 parallelo R2, cioè 27 parallelo a 73. 27 in parallelo a 73 fa 19,71. Vi ricordate, c'era da verificare quella condizione se RB era molto minore di HFE per RE? Vi ricordate? Vediamo se è abbastanza vero, questo è 19,71, HFE ha detto 200, per RE che è 2, questo fa 400 kiloohm, quindi effettivamente è molto minore. Quella era una condizione importante, a parte che vi avevo detto che era una condizione che coincideva col partitore pesante, no? E quindi imposto il partitore pesante questa doveva venire, ma giusto per verifica, vedete, in effetti è venuto. Noi cosa per noi molto minore, molto maggiore, diciamo che vuol dire almeno 10 volte tanto. Quindi una cosa, se è un decimo di un'altra, diciamo che è molto minore. Tanto per... è chiaro che quella è una convenzione nostra, ma come dire, per l'accuratezza dei ragionamenti che facciamo va bene 10 volte. Tanto quando dovremo fare conti più precisi faremo calcolo col simulatore, ecco, simulatore numerico. Ci basta questo tipo di accuratezza. Quindi abbiamo fissate un po' tutte, adesso però dobbiamo mettere il resto, no? Abbiamo fissato il punto di riposo con le quattro resistenze, un punto di riposo stabile rispetto a variazioni sia della temperatura sia del beta F. Adesso andiamo a disegnare il circuito completo. Quindi ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere il resto, quindi qui c'è R1, qui c'è R2, qui c'è RC e qui c'è RE, questi li abbiamo già fatti. Adesso qui dobbiamo bypassare la RE, per avere una bella amplificazione dobbiamo proprio bypassarla tutta, poi qui dobbiamo attaccare il generatore d'ingresso e qui dobbiamo attaccare il carico. Okay. Supponiamo che ce li abbiano dati già il carico generatore d'ingresso con dei valori fissi, no? Immaginiamo che ci abbiano detto, guarda, l'RS è di 100 ohm e il carico è di 1 kilo.
questo punto noi possiamo dire, vabbè, allora quanto vale l'amplificazione a centrobanda? Facciamolo il calcolo. Abbiamo tutto, vediamo se siamo intorno a un centinaio. Allora com'è che si fa? E niente, banalmente diciamo, va bene, a centrobanda avremo scelto queste capacità perché siano un cortocircuito e vediamo un modello disegnato a centrobanda, modello di piccolo segnale, cioè circuito equivalente, circuito equivalente di piccolo segnale centrobanda quindi qui c'è RB. Ecco, adesso qui dobbiamo mettere il circuito equivalente, qui c'è l'HIE. No, qui c'è l'emettitore che è a massa, poi qui c'è HFIB, qui c'è 1 su HE, poi c'è RC e poi c'è RL e questa è l'amplificazione. Va bene? Abbiamo bisogno di sapere che cosa che ci manca ancora, quanto valgono questi tre parametri. Ne abbiamo bisogno di conoscere, noi abbiamo già un po' di dati per conoscerli, no? Perché abbiamo detto, vabbè, cosa abbiamo detto? HFE vale 200, va bene? Questo perché abbiamo detto all'inizio come dato del problema, d'accordo? HOE, vi ricordate che cos'era HOE? HOE era... questa resistenza 1 su HE era la tensione di L diviso IC, quindi adesso ce l'abbiamo. Vi ho detto la tensione di L, quanto vi ho detto che valeva? 100 volt, mi pare. 100 volt, e quindi a questo punto sappiamo quanto vale approssimativamente, questa è una formula approssimata, ma tanto ora conto approssimato possiamo fare, 100 volt diviso 1 mA fa 100 kΩ. Quindi 1 su HE uguale a 100 kΩ, si vede, insomma, è trascurabile, no? Si capisce, perché va in parallelo, guardate, va in parallelo, se guardate cosa ho scritto prima, va in parallelo RC che vale 4 kΩ e RL che vale 1 kΩ, quindi di fatto, insomma, non conta praticamente niente. E poi c'è l'HE. L'HE, vi ricordate come abbiamo detto, lo scrivevamo come somma di due resistenze, RB'E, la resistenza intrinseca tra la base intrinseca all'emettitore e l'RB. L'RB ve l'ho data io, 500 ohm. Questo è un conto molto approssimato, eh? Ora vi ho dato un po' tutto, poi possiamo fare dei conti anche più dettagliati, prendendo dei dispositivi reali. Adesso è un po' fittizia la cosa. L'RB'E, noi abbiamo visto che cosa è? È in pratica ottenibile, come VT diviso IC e HF, HF è numeratore. IC per HF, di qui facciamo il conto, HF vale 200, VT a temperatura ambiente, la tensione termica a temperatura ambiente vale 26 millivolt, IC vale 1 milliampere, quindi il milli di sopra si semplifica col milli di sotto, viene fuori questa roba qua che è 5200 ohm, quindi la somma fa 5700 ohm.
Ok, adesso possiamo fare il calcolo, abbiamo tutto, torniamo un attimo indietro, facciamo il calcolo completo. Questa è la corrente IB, dobbiamo fare l'equivalente Thevenin di qua, quindi VTH e RTH, quindi viene una VTH e un RTH qua, dove in particolare VTH era VS per RB diviso RB più RS, RTH era RB parallelo RS, giusto? Poi avevamo HE, HFIB, e qui c'è 1 su HE parallelo ad RC parallelo ad RL. E questo è VU. Quindi conto abbastanza semplice, dobbiamo fare IB. Abbiamo che questo qui chiamiamolo R'. Quindi abbiamo che IB è uguale a VTH diviso RTH più HE, e poi VU è uguale a meno R' per HF per IB. Quindi V su VTH possiamo scrivere. Quindi andiamo avanti. L'amplificazione è V su VS, lo possiamo scrivere come V su VTH per VTH su VS. Che cosa viene uguale? Viene uguale a meno R' per HFE diviso RTH più HE per HFE diviso RTH più HE, e questo è il primo pezzo. Poi quest'altro pezzo è semplicemente il partitore RB diviso RB più RS. A questo punto sostituiamo tutto. R' che cosa è? È il parallelo di 1 su HOE più è parallelo ad R C parallelo ad RL, che vuol dire, in altre parole, vi ricordate, HOE più 1 su RC più 1 su RL tutto alla meno 1 per il parallelo, no? Facciamo un attimo il conto. Allora, qui quindi abbiamo 1 su 100.000, 1 su 100.000, 1 su 100.000, più 1 su 4.000, più 1 su 1.000, giusto? Tutto alla meno 1. Questo è il parallelo di tutte quelle cose là, che fa 793. Vedete, se ci fate caso, il fatto di mettere 1 su 100.000 in parallelo non cambia niente, eh? Viene 800 invece 793, praticamente non cambia niente. Quindi 793 ohm, e a questo punto scriviamo tutto. Abbiamo meno 793 per 200. Diviso RTH, ecco, non abbiamo ancora calcolato, RTH è RB parallelo RS, RB valeva 19,7 kg, ma RS 100, quanto farà parallelo? Direi che farà 100, più HE che fa 5.700, abbiamo detto, per RB che fa 19.700 diviso 19.800, che okay, questo praticamente fa 1. Quindi 793 per 200, 793 per 200 diviso, cosa c'è nel denominatore? 5.800, giusto? Viene 27,34, ok? Se prendo questo 27,34 lo moltiplico per 19.700 su 19.800 non mi accorgo neanche la differenza, 27,3, viene meno 27,3.
Ok? Questa è l'amplificazione che si ottiene. D'accordo? Non è non è, avevo detto circa 100, è venuto un po' di meno. Come faccio per tirarla un po' su? Boh, non è facilissimo, un po' così non la riesco a tirare molto su con questi valori. Posso, perché il punto è che l'RL è piccola. È l'RL che è piccolo, ho sceso tutto un RL piccolina, 1 kilo, con questa RL l'amplificazione non la tiro su. Dov'è che posso, perché se anche RC l'aumentassi, l'RL comunque, 1 kilo, vedete, il parallelo di tutto questo era venuto 800 ohm, quindi il massimo che potrei avere con questa RL qui è 1 kilo, non è che tiro su più di tanto. Quindi qui non ci posso far molto. HFE, l'ho dato, è fissato. Qua in realtà non ci posso far molto, perché HIE dovrei, l'unica cosa effettivamente utile potrebbe essere a questo punto abbassare HIE. Abbassare HIE si riesce a fare perché se io vi faccio vedere da che cosa dipende HIE, vedete, l'RB è costante, ma questo termine qui lo posso abbassare se aumento la corrente. Quindi, per esempio, magari, ecco, fatelo voi come esercizio. Se fate lo stesso ragionamento che ho fatto io, ma portate C a 2 mA invece che a 1 mA, questo numero qui probabilmente lo tirate su, magari invece di 27 vi viene qualcosa sopra 40. Quindi, ecco, lì un po' di margine c'è. Magari se lo portate a 4 mA vi può venire anche una cinquantina, sessantina, quello è un modo per tirarlo su. Perché vedete, il problema è che questo HIE lo devo ridurre. Cosa mi succede? Se aumento la corrente, riduco HIE, però contemporaneamente riduco anche un pochino R' perché cala RC. RC la devo prendere più piccola se aumento la corrente. Quindi mi si riduce questo. Però diciamo il risultato netto è, siccome questo all'inizio è limitato da RL, i primi aumenti di IB, scusate, i primi aumenti di C si riflettono soltanto al denominatore, quindi mi fanno salire l'amplificazione, ok? Poi se esagero mi cala anche il numeratore e allora l'effetto non lo vedo più. Però ecco, probabilmente l'ideale in questo caso è portarlo a 4 mA, la RC a quel punto va portata a 1 kilo ohm, questo parallelo fa 500 invece 793, però qui ho un HIE che è 4 volte, quasi un quarto il valore di prima, questo è stato ridotto solo del 30%, quindi complessivamente il guadagno lo vedo. Okay? Questo è il modo in cui si gioca per... Vedete, è chiaro che questo è un calcolo molto approssimato, però anche col calcolo così approssimato ho dei criteri per decidere come imporre le correnti, le tensioni, anche il punto di riposo, dove andarla a prendere e così via. Quindi questo è magari il primo esercizio che si fa insieme, poi tanto ne faremo tanti più avanti.